Selvaggia Lucarelli, benvenuta. Ciao Selvaggia. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera, grazie. A te. Buonasera a te. Allora, intanto buon San Valentino anche a te. Condoglianze, mi dirai. Ecco, iniziamo bene. Allora, diciamo, condoglianze. Che è successo? Perché? Perché dobbiamo dire condoglianze? Vabbè, perché tanto non ho nessuno con cui festeggiare, quindi stasera sarà una misera, cioè, sarà io, il grande fratello e la lume di candela. Okay? Accidenti. Ma tu sei d'accordo su questo mercatino di dover sbarazzarsi di tutte le cose degli ex? Sì, ho sempre pensato che servisse assolutamente una cosa di questo genere, perché in realtà è pieno di cose che quando finisce una storia uno non può più riutilizzare, perché va bene, certo, se uno ti regala il televisore non stai a smantellare tutto il, come dire, il circuito di fili, eccetera, ecco, vabbè, l'elemento tecnologico è freddo, quindi va bene, però che ne so, tutto quello che sono anelli, bracciali, collane e cose altamente simboliche, ovviamente, cioè uno non è che si può continuare a metterselo col fidanzato nuovo, quindi ho sempre pensato che servisse qualcuno che si prendesse sta roba e ci facesse qualcosa, ecco. Infatti lo chiamano l'usato sentimentale. Esatto, no, l'unica cosa che mi inquieta un po' è poi il riacquistare eventualmente cose che io credo molto nelle energie degli oggetti, no? Allora mi dico, se un oggetto ha portato sfiga in una coppia, no, dai. Cioè, ecco, non vorrei che questa cosa che porti sfiga pure a quella che lo ricompra, per osmosi, che ne so io, ma sai? No, dai, questa è un po' una cosa che facciamo noi, non possiamo mica dare la colpa all'oggetto se la storia è andata male. Lo so, però tu, cioè, capisci che se esistono i talismani vuol dire che l'oggetto potrebbe avere anche una certa energia. Allora io che ne so, magari il bracciale di una che l'aveva ricevuto alla vigilia del matrimonio, forse e poi lo sciolgono, capito? Poi lo sciolgono e ci vanno. Ma il metallo è quello, io non mi fiderei. Secondo me è buono solo per lasciarci le cose, ma per ricomprarle no. Allora, ma sì, ma sembra che comunque questo mercatino siano anche vestiti, perché molte volte l'ex ti lascia, che ne so, vestiti, magliette, cose, capito? Sì, a casa tua e non te le viene più a riprendere, uno le fa fuori. Certo, no, ma io assolutamente, io anzi, cioè, vorrei che ci fossero dei finanziamenti dello Stato per una cosa del genere, assolutamente. Ma io invece vorrei andare sui regali quelli più costosi, perché la maglietta uno la butta al mercatino dell'usato, comunque da qualche parte, però l'anello, quello costoso, che ha avuto un certo valore, che ha un è certo quello, valore. Ma quello che fai? Non è riciclabile, lo dai, capisci? Indietro, lo vendi, cioè. Io sono piena di fedine. Sei piena di fedine. Puoi sempre cambiare montatura. No, Tiziana, non se ne parla, perché poi capisci. Comunque, che insomma, sembra che molti facciano festeggino l'anti San Valentino, quindi non tutti festeggiano San Valentino, ma anche l'anti San Valentino. Beh, senti, è la classica festa che ovviamente sta sul cavolo ai single, a quelli, ecco, che sono stati mollati, cioè è un lutto per chi non ha qualcuno con cui festeggiarlo, quindi si finge amabilmente di non ricordarsi, capisci? Però è chiaro che uno tenta di non uscire, perché vedi tutti questi ristoranti addobbati a dovere con tutti questi cuoricini, questi cioccolatini. No, no, se non hai da qualcuno con cui festeggiare. Vabbè, ma tu, voglio dire, invece puoi fare, nel senso, il tuo figlio comunque, no, ho capito, Valentino, io è l'amore della tua mio vita, figlio, scusa. Però non può essere anche il supplente. Però vedi, per esempio, mia madre un messaggino stamattina me l'ha mandato un messaggino mia madre per dire auguri, insomma. Ma pensa che tristezza, vuol dire proprio che deve compensare un vuoto affettivo abissale nella tua vita. Cioè, io qualche commessa oggi mi ha detto auguri, perché io ovviamente mi sono fatta dei regali da sola, tutti, no? Tutti diciamo un auguri a tutti. Beh, auguri, infatti, auguri a chi? Cosa? Per cosa? Cioè, vabbè, davano per scontato. E come il onomastico è San Valentino, cioè no, mi chiamo Selvaggia, non mi chiamo Valentina. Esatto. Trovo anche di cattivo gusto fare degli auguri così sulla fiducia, cioè dando per scontato che uno debba essere scontato, accompagnato. Vabbè, ma dai, diciamo che è la festa dell'amore in generale, ognuno di noi ama qualcosa, sto cercando di filosofeggiare per evitare proprio... Potresti trovare comunque l'amore da un momento all'altro, quindi diciamo che è un augurio per il futuro. Sì, ma io ci sto lavorando, però diciamo sto lavorando per il San Valentino dell'anno prossimo, perché sono già due che me ne faccio da sola come un cane, e quindi adesso diciamo che il terzo di seguito è un pesante indizio sulla mia condizione zitella, quindi devo lavorarci. Sì, diciamo, infatti addirittura hanno fatto un film, diciamo come al solito in America, no? Sul Valentine's Day, praticamente sì. Una cena, dice, chiamata Odio San Valentino, dove tutto con i comici chiaramente
cioè, per esorcizzare la ridere per innamorati. Non piangere, ovvio. È un'idea, allora prometto che se l'anno prossimo sono ancora single la organizzo io, guarda. E infatti, sì, una bella festa per tutti i single. Non sarebbe vengono, male. Vengono un sacco di gente, secondo me riempiamo. Io solo, guarda, ne conosco a bizzeffe proprio. Però insomma mi pare di capire che Selvaggia non è così contenta della sua situazione di singletudine, vero? Beh, diciamo che... No, non gli piace San Valentino, diciamo. No, no, non mi piace essere single. Ecco, vedi che ho capito. No, ma per ragioni puramente pratiche, non c'è niente di sentimentale, non... cioè dopo un anno che porto la confezione a 6 bottiglie e 1,5 litri di acqua a casa dal supermercato, sento l'esigenza di avere un uomo che lo fa. Ah, solo per portare l'acqua, no? È per questo che non lo trovi, allora, scusa, che tu è il maggiordomo. Certo, ovvio, scusami, ci mancherebbe. Cerchiamo un principe azzurro, maggiordomo. Esatto, che porti le bottiglie d'acqua. portatore d'acqua a casa. Alla fine, scusate, ma non è poi molto, no? Come requisito. No, io non ti chiedo niente, devi solo prendere l'acqua al supermercato e portarla su. E ti pare poco. Io, se uno soffre, mi fidanzo domani, lo sposo perfino. Va bene, Selvaggia, noi ti ringraziamo. Non so noi se... ti ringraziamo, comunque anche grazie noi invece ti auguriamo. No, non dirlo. Comunque gli auguri ti faccio lo stesso, no. Invece per un prossimo amore veramente nell'imminente futuro. Grazie, ti farò sapere, le faremo sapere. Non solo l'acqua, ma anche il vino, la birra, le Coca-Cola. Ma tutto. Certo, solitari da 1,5 chili, ecco. Ovvio. Grazie. Grazie. Ciao, ciao, ciao a voi, ciao.